TV Oro, ben ritrovati al nostro salottino delle notizie, il nostro stand per raccontarvi il meglio di Vicenza Oro. Partiamo subito presentandovi gli ospiti di questo salottino. Marco Salmaso di Sisma, buongiorno e ben ritrovato. Grazie. Alessia Crivelli, designer, buongiorno, e non solo, insomma, perché dopo presenteremo bene. E Alessio Boschi, un altro designer. Partirei appunto con i due artisti, perché sono anche, insomma, autori di un progetto molto bello, molto importante, The Eight, che ha portato per la prima volta i ragazzi a Vicenza Oro con un beige da espositori, e dei ragazzi ovviamente selezionati che hanno avuto un'importante opportunità. Ecco, partirei spiegando proprio questo, partirei da Alessia Crivelli. Buongiorno, sì, loro hanno avuto una grande opportunità, e direi anche noi, perché comunque è stato un bel lavoro di scambio e di squadra. Loro sono ragazzi che hanno terminato gli studi, che sono innamorati di questo mestiere e che vogliono fare questo mestiere nella loro vita. Lo vogliono fare individualmente, quindi vogliono avere il loro brand e esprimere la loro identità. È un passaggio che fondamentalmente nel mondo dell'educazione un po' mancava, perché siamo sempre stati abituati a portarli a fine studi e a interessarli, magari a farli entrare in azienda, quindi lavorando per proseguire il mestiere, sì, ma molto spesso all'interno delle aziende già esistenti. Mancava il passaggio di sostegno e di aiuto nel momento in cui loro invece volessero diventare nostri colleghi, e quindi diventare espositori come noi, arrivare nel mondo del lavoro e iniziare a mettere a terra quello che loro hanno sempre immaginato. Quindi, ecco, vediamo proprio le loro opere in questo momento, tra l'altro, esposte all'interno della Design Room, bellissime. Esatto. Questo progetto è stato un progetto in cui Vicenza Oro ha creduto tantissimo, infatti è partner insieme a noi, è qui con noi anche se non si vede, perché gli ha dato la possibilità di avere uno spazio espositivo. Non solo, li ha messi all'interno della Design Room, che è una parte molto importante, all'interno della Hall 7, quindi in mezzo a chi fa questo mestiere da tanto tempo. E direi che sono stati accolti con molto affetto da tutti, perché tutti quanti sono andati poi a vederli, sono andati a conoscerli, anche fra noi espositori, quindi fra colleghi. È stato molto curiosità. Alessia, ti chiederei una cosa molto particolare invece, ma perché Date, il nome del progetto? Questo te lo spiega meglio lui. Ah. Allora parola a Alessio Boschi. Allora, il mio processo creativo è un processo internazionale, no? C'è un connubio tra le varie culture. Nella cultura asiatica il numero 8 è il numero dell'infinito, dell'avvenire, del divenire, è il numero delle possibilità. E quindi noi con questo simbolico numero vogliamo essere il primo mattone della costruzione di quello che dovrebbe e dovrà, e speriamo che diventi, questa magnifica cattedrale di aiuto ai giovani. Appunto, The Eight per il momento sono due mentori, Alessia Crivelli della straordinaria azienda Crivelli, che è un'imprenditrice straordinaria della nuova generazione, io come designer internazionale, non solamente italiano. Infatti il mio percorso nasce proprio in Asia, perché ho lavorato a Hong Kong, a Bangkok, e vivo a Bangkok e vivo tra Bangkok e l'Italia, quindi è proprio un percorso. Poi quest'anno è il 700° anno di Marco Polo, quindi sì, dobbiamo tutti quanti chiudere questa avventura, e per me è importantissimo che ci sia questo connubio, tant'è che i quattro designer sono stati scelti, quindi quattro designer per due mentori. Speriamo di arrivare a 8 mentori e 8 designer, questa è la nostra sfida. Credo che già di aver già trovato qualche pretendente, no? a questo. Devo dire, abbiamo visto prima, intercettato i ragazzi, un entusiasmo incredibile, veramente palpabile, però devo essere sincera, anche la vostra soddisfazione è la cosa ho visto più gli occhi bella. Lucidi praticamente da subito. Ecco, mi ha chiamato Antonia. Mi ha chiamato con WhatsApp, mi ha mandato i video mentre eravamo al telefono dell'anello che era appena andata a ritirare. Lei piangeva, io ovviamente piangevo come una fontana. Quindi la gioia di sentirla così felice, di vedere che aveva risolto lei dei problemi, perché in realtà noi non li abbiamo creato le loro collezioni. Quello che vedete esposto in vetrina, i ragazzi l'hanno fatto interfacciandosi con i fornitori. Sì. Non glieli abbiamo fatti noi li abbiamo aiutati.
economicamente e moralmente e con del supporto di aiuto a livello tecnico, ma l'impatto con l'imprevisto, l'impatto con il preventivo, capire il pricing, la lavorazione, se era fatta bene, è una cosa che loro hanno fatto direttamente, questo che andava... andava che loro perché se gliel'avessimo fatti noi non sarebbe servito a nulla. Messi alla prova, sì, insomma. Ma poi volevo aggiungere anche che c'è anche un sostegno istituzionale, perché i ragazzi sono stati selezionati dopo aver vinto una serie di premi, sono quattro cavalli di razza, sono veramente con quattro personalità differenti, grazie all'aiuto, al sostegno anche didattico dell'Istituto Europeo del Design di Roma, di Milano, e in più anche del Master di Jewelry Design dell'Università di Siena ad Arezzo, quindi c'è anche proprio un apporto formale, sì, formativo, importantissimo. Ecco, chiederei alla regia anche di mostrare però un po' i vostri stand. Prima però faremo una domanda a Alessio Boschi, nel senso che abbiamo già i primi risultati pratici che so che comunque hanno destato sicuramente tanta felicità non solo tra i ragazzi ma anche tra voi due mentori, ossia ci sono state delle proposte non solo lavorative per i ragazzi ma anche di portare proprio il progetto a Washington DC, all'ONU. Bravo, esatto. Allora la cosa più bella è vedere dei colleghi, degli orafi, delle aziende chiedere ai ragazzi in tempo reale una collaborazione stilistica, formativa, di sviluppo delle linee, quindi già questo per me è un grande traguardo. Ma poi abbiamo avuto proprio ieri la magnifica notizia da parte dell'Italian Jewelry Week, che è un ente che promuove le maestranze italiane negli Stati Uniti. Siamo stati selezionati e scelti per essere portati come progetto di mentoring e di aiuto a questi ragazzi di creatività italiana a Washington DC e alle Nazioni Unite addirittura. Ecco, ma vediamo anche proprio, chiedo alla regia, le immagini di Crivelli e di Boschi, proprio delle vostre creazioni, perché come mentor, insomma, due designer d'eccezione. Grazie. Che quello che vi chiedo è che... il design deve essere però anche accompagnato, supportato poi dalla giusta selezione dei materiali, da una lavorazione che ho sentito prima può richiedere anche 8 mesi per fare un anello. Assolutamente, certo, anche di assolutamente. Più, se non trovi la quadra giusta anche di più. Ma poi, allora, alcuni dei ragazzi hanno sviluppato dei materiali alternativi, quale per esempio il titanio affiancato all'oro con colori molto particolari, altri nel movimento, le pietre, noi abbiamo supportato i ragazzi non solo dal punto di vista emotivo, ma veramente anche economico, accompagnandoli per tutto il percorso creativo che parte dalla scelta della pietra, del colore, delle nuance. Io ho mandato dalla Thailandia determinate pietre ai ragazzi, zaffiri viola di sfumature particolari perché mi sono state richieste, io vivo in questo paese per questo motivo, cioè c'è tutto un lavoro di ricerca. Roshana Pavlovi, che è una delle quattro stelle di questo progetto, tra l'altro ci racconta anche l'aspetto sociale, perché la Fiera di Vicenza è stata molto attenta alla sensibilizzazione di persone che arrivassero dalle zone, diciamo, svantaggiate. E voi sapete che in Iran l'aspetto femminile della creatività è un aspetto molto discutibile, per cui per lei è veramente la possibilità di un affaccio a una vita nuova. E l'Italia, grazie all'aiuto della comprensione del micromosaico romano, le ha dato la possibilità di portare Persepolis e tutte le dinastie reali dei Safavidi e dei Qajar con il connubio con il micromosaico romano. Eh sì. E lei ha fatto delle cose eccezionali, come gli altri tre. Esatto. Ecco, Crivelli, chiedo anche a lei invece, per esempio qui abbiamo un produttore di macchinari, c'è T-Gold che è proprio a fianco alla Salone Internazionale del Gioiello, permette poi ad affacciarsi alla realtà proprio che effettivamente produttiva di produrre i vostri gioielli. Beh, fondamentale, perché la nostra... questo è visto molto, deve essere visto molto anche sotto l'aspetto educativo, perché molto spesso noi siamo portati a pensare, quando parliamo del mondo della gioielleria, al design, ma in realtà il design è la parte, il core, ma la parte poi effettiva è la parte della messa a terra, della realizzazione. I due mestieri sono
uniti e lo saranno sempre. E, ci stiamo, il nostro mondo sta cambiando, quindi anche il nostro mondo della gioielleria si sta evolvendo e l'innovazione e quindi la tecnologia ci viene di supporto, ma non ci andrà in sostituzione, ci viene in supporto per i tipi di lavorazione che tuttora vengono anche richiesti. Noi abbiamo un incremento dell'oro altissimo, quindi la capacità di poterlo lavorare nella maniera più leggera possibile è importante. Ecco, Marco Salmaso, appunto, del Sisma, un'azienda di Piovene, un'azienda leader proprio nella produzione di macchinari anche per i tagli laser. So che tra l'altro fate una delle macchine più grandi per le catene. Sì, noi lavoriamo una macchina, si chiama SGX, che lavora a filo fino a 8 mm di diametro. Ecco, volevo una precisazione, innanzitutto una lode all'iniziativa di cui sto a parlare, perché una delle preoccupazioni più grandi che è stata rimarcata più volte nelle ultime due cerimonie di apertura qui del T-Golden di settembre era appunto la carenza di giovani che si appassionano a questo mondo. Quindi il fatto che c'è questa iniziativa che porta i giovani, ben venga, perché vuol dire che le cose stanno cambiando. Noi stessi la settimana scorsa abbiamo ricevuto in Sisma una scuola di Valenza proprio, che ci ha fatto visita, e abbiamo fatto visita allo stabilimento, gli laboratori, proprio per cercare di avvicinare quanto più possibile i giovani. Per quanto concerne le tecnologie, ecco una cosa, tutto bellissimo, non dimentichiamoci che quello che vediamo in questo padiglione non ci sarebbe se non ci fosse il padiglione T9. Assolutamente. Esatto, siamo, capito? Siamo un quindi unico team. E qui vediamo delle macchinari proprio, ecco, in questo momento, che sono di altissima precisione, esatto. Il lavoro è veramente millimetrici, certo, se non di più. Prima sentivo Boschi che parlava appunto di realizzazioni particolari che richiedono 8 mesi, la conosceranno senz'altro, ma l'invito al nostro padiglione, noi vendiamo la stampante 3D metallo, sì, sintetizzazione, che permette di realizzare qualsiasi tipo di geometria in tempi decisamente ridotti rispetto agli 8 mesi di cui parlava. Quindi ecco, se non altro, e se non magari per la produzione, ma per la prototipazione, mi rendo conto che un gioiello fatto a mano, come qualsiasi altra cosa al mondo, possa avere un appeal maggiore. Però magari uno, se non vuole fare produzione, può fare prototipazione. Certo. E la stampante di metallo è uno strumento che fino a 2 o 3 anni fa vedevo tra voi operatori del settore orafo e anche del fashion, non aveva un grande appeal, mentre noi da 3 anni a questa parte vediamo che incontra proprio un successo, certo, proprio perché riduce molto i tempi di realizzazione, soprattutto in fase di prototipazione. Accennava al titanio, per esempio, la materia di lavoro a titanio, lavora a bronzo, lavora a oro, lavora a platino, lavora a qualsiasi tipo di materiale metallico. Sono due mondi che sembrano tanto distanti, in realtà l'uno non potrebbe esistere senza l'altro. Abbiamo per esempio appena visto anche le incisioni, anche questo, certo, è un settore in cui... Sì, noi abbiamo una vastissima gamma di saldatori laser e marcatori. I marcatori, abbiamo dal marcatore più basico, un modello nuovo che abbiamo presentato quest'anno, si chiama Logo, che ben si adatta a piccoli negozi, atelier, a marcatori decisamente sofisticati come il BSP, che utilizza una sorgente laser a fibra picosecondo per marcature complesse, per l'alta gioielleria e per l'orologeria anche. Quindi marcature molto particolari, molto complesse. È un mondo che sicuramente affascina, perché c'è la tecnologia per stare al passo coi tempi, però c'è anche l'arte, c'è il design, ci sono i materiali, è completo, c'è tutto intorno a questo. Ai ragazzi raccontarlo a 360 gradi è bellissimo, perché loro possono, è forse l'unico mondo in cui loro possono trovare qualcosa comunque che gli piaccia, perché è talmente tanto complesso e vasto che c'è sicuramente una parte che per loro è interessante. Ecco, abbiamo parlato appunto del invece padiglione dedicato ai macchinari T-Gold, e chiederei come sta andando lì. Ma sta andando benissimo, e anzi direi che è stata una bella iniezione di entusiasmo, perché noi abbiamo avuto, il 2023 è stato un anno esplosivo. Si è parlato di revenge spending, no? La gente dopo il Covid si è vendicata. Anche 22. Ecco, no, esatto, 2023. Poi però nella seconda parte dell'anno, il 23, abbiamo avuto un po' di rallentamento degli ordinativi. Poi devo dire, abbiamo avuto dicembre molto buono, è stato per noi
il terzo mese, diciamo, in ordine di grandezza a livello di ordinativi, e T-Gold, che è un termometro, che è la vetrina più importante al mondo, penso, per quanto concerne la gioielleria ormai. E devo dire che è stata una riconferma, perché abbiamo avuto tantissimi visitatori come non avevamo da parecchie edizioni. Molto bene, questo fa molto piacere sapere. Io purtroppo il tempo a disposizione è scaduto, io devo ringraziare i nostri ospiti, grazie a Marco Salmaso, grazie a Alessia Crivelli e grazie ad Alessio Voschi. Complimenti davvero per tutte queste bellissime iniziative. Grazie ai nostri telespettatori. TVA Oro torna questa sera con il nostro salottino e poi l'appuntamento anche di domani, dove cercheremo di fare un bilancio anche di questa edizione numero 70 di Vicenza Oro. Arrivederci.